Ci ritroviamo e ne sono molto lieto. Ora che siamo già entrati anche nella cosiddetta novena di Natale, nei giorni della preparazione più immediata, manca una settimana, immagino un po' di frenesia, anche se quest'anno necessariamente accompagnata da cautela, prudenza, rispetto delle indicazioni che ci sono state date, perché davvero non vogliamo soffrire ancora. Non vogliamo che sia un Natale per tante famiglie, segnato dalla morte delle persone care. Dunque dobbiamo avere fiducia, ma quella fiducia saggia che ci fa scegliere ciò che è necessario per realizzare i nostri più profondi desideri. Il Vangelo di quest'oggi è la pagina in cui Matteo ci racconta la nascita di Gesù dal punto di vista di Giuseppe, che ebbe fiducia nelle parole dell'angelo, nel sogno, in Dio, in Maria e quindi anche in se stesso. Interessante che la fiducia in se stesso non è la prima energia, la prima è un dono, una parola, l'essere rincuorati, l'essere guidati, il lasciarsi guidare. La fiducia ricevuta rende possibile la fiducia restituita. Pensiamoci anche nei nostri rapporti. Quante volte pretendiamo che gli altri ci diano fiducia e non facciamo il primo passo? Proviamo a esercitarci nella fiducia, a usarla un po' di più, a smantellare alcune difese preventive che ci rendono freddi e diffidenti. Staremo meglio noi e faremo star meglio coloro che incontriamo.